Prego. Buonasera Presidente, sono De Carolis del Fatto Quotidiano. Buonasera. Volevo chiederle questo. Ieri sera, mentre era in corso la trattativa, un esponente di spicco del Movimento, Luigi Di Maio, ha avuto parole molto dure sul metodo che è stato seguito per cercare di arrivare alla candidatura di Elisabetta Belloni. Ecco, volevo chiederle come interpreta queste parole e se sono il segno di una frattura interna al Movimento e se questa frattura può essere ricomposta. È proprio la Grazie. domanda che tutti avremmo fatto. Ma guardi, questo è il momento, adesso ovviamente rimane concentrati in questa vigilia, in questo momento così importante per il Paese. Per quanto riguarda poi questi aspetti, ci saranno occasioni nella comunità del Movimento 5 Stelle per tutti i necessari chiarimenti. Adesso sono state ore febbrili, non c'è stata neppure la possibilità di chiarire il significato di queste uscite. Però ovviamente perché abbiamo avuto una trattativa che è stata così intensa, così Ah, impegnativa, non è. che addirittura insomma, ci sono stati dei momenti in cui non siamo riusciti, eppure siamo parlati tra noi, anche lavoravamo insieme molto di fretta. Arriva poi il momento per chiarimenti interni e ovviamente per tutti questi passaggi, anche che sono opportuni, in una comunità che discute e in cui ogni esponente politico deve primariamente rispondere non al leader di turno, ma più che altro all'intera comunità degli iscritti. Presidente.